Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono Irene Massotti del Formez. Vi introduco a questo webinar e vi condivido anche il suo programma. Datemi solo un istante. Buongiorno a tutti. Oggi parleremo di parità di genere e partecipazione giovanile. Rubo soltanto qualche secondo ai nostri relatori. Per ricordarvi che potete utilizzare la chat per i vostri saluti e i vostri commenti, mentre potete utilizzare il box domande e risposte per sottoporre le vostre domande ai relatori. Vedo che cominciamo ad essere in tanti, quindi non rubo altro tempo e passo la parola alla dottoressa Sabina Bellotti. Grazie, grazie Irene. Buongiorno a tutti. Mi presento brevemente per chi non mi conosce. Io sono il punto di contatto nazionale della partecipazione del governo italiano alla Partnership Mondiale per il Governo Aperto e con piacere sono qui oggi per aprire i lavori su un tema che è molto molto importante per la partnership. Lo è sempre stato, ma lo è ancora di più oggi. Perché la partnership del governo aperto ha recentemente, nel corso dell'ultimo anno, lavorato alla definizione, dopo un decennio dal suo inizio attività, che si colloca nel 2011, ha lavorato alla definizione di una nuova strategia, riflettendo su quanto realizzato nel decennio, sulle opportunità e le minacce, che si fronteggiano oggi. Questa nuova partnership ha messo ancor più in evidenza l'importanza che per il governo aperto ha il ruolo della società civile e dei cittadini, sia la società civile organizzata che i cittadini individualmente. Una nuova vision e una nuova mission sottolineano in maniera molto forte che non è possibile, come dire, avere governo aperto se non c'è una società civile attiva e coinvolta, inclusa nei processi di definizione delle politiche. In particolare, la vision parla dell'importanza del lavorare in partnership con società civile e cittadini, e la mission mette in evidenza che è necessario assumere azioni insieme, acting together. Quindi questo è un rafforzamento di un'idea di fondo che ha sempre accompagnato le politiche di governo aperto. In particolare per quanto riguarda lo spazio civico, quindi una delle aree di intervento importanti, i riferimenti che fin dall'inizio la partnership mondiale si è voluta dare, sono quelli derivati dalla Dichiarazione universale sui diritti umani e altre dichiarazioni internazionali che sono intervenute sui diritti, e non solo sui diritti, ma anche sulla buona governance, sulla good governance. E questo è stato in qualche modo incluso fin dall'inizio nella OGP, Open Government Partnership Declaration del 2011. Nella nuova strategia, come ho detto, una particolare attenzione è riservata proprio allo spazio civico, e questo è stato reso evidente attraverso la definizione, fra i cinque obiettivi strategici che la strategia si è data, di un obiettivo specificamente dedicato a proteggere e espandere lo spazio civico. Queste sono le parole utilizzate nella strategia. E questo perché? Perché dal 2011, nonostante siano state molte le iniziative organizzate dai molti membri della partnership, oggi siamo oltre 70 a livello mondiale nelle diverse aree geografiche che vedono impegnato il mondo, dall'Europa alle Americhe, all'Asia e all'Africa, comprendendo anche l'Africa, e questa è una caratterizzazione della partnership che la differenzia significativamente da altre partnership mondiali, come può essere quella dell'OCSE. Dicevo che sono state moltissime le iniziative organizzate nell'area della protezione dello spazio civico, che ovviamente ha un perimetro fondamentalmente diverso a seconda dei contesti sia geografici mondiali che nazionali, come potete immaginare, trattandosi di diritti umani e di protezione di questi diritti. E perché? Perché una particolare, diciamo, problematica è emersa nel tempo, quella di un declino degli spazi civici invece che di un rafforzamento, nonostante le molte iniziative organizzate. E questo lo possiamo capire molto bene, è anche un effetto di quello che negli ultimi anni ha travolto il mondo. Da un lato la pandemia, quindi l'effetto del Covid-19, che ha consentito ad alcuni governi, nella necessità presunta di proteggere le popolazioni, i cittadini,
cittadini anche di intervenire in maniera significativa e pesante sulla riduzione di certi diritti, come anche quelli della partecipazione, e questo ha determinato un arretramento. In più, da ultimo, si è aggiunta anche in particolare nel fronte europeo la guerra, e quindi sono tutte, come dire, elementi che rendono problematica il modo in cui i governi affrontano la protezione e lo sviluppo degli spazi civici. Come si pone la nuova strategia nei confronti in particolare della protezione dello spazio civico e dell'espansione dello spazio civico? In generale, incoraggiando tutte le azioni che possono favorirne appunto la protezione, e anche favorire quelli che la strategia chiama i champion dello spazio civico, quindi l'azione di coloro che per il ruolo che svolgono possono essere sia all'interno della società civile con un ruolo di leadership, sia all'interno del mondo pubblico, promotori di riforme e di supporto alle riforme che hanno questo obiettivo generale. Ma in modo specifico poi appunto ci sono alcune attività significative che ogni paese della partnership dovrà realizzare da qui ai prossimi 5 anni, perché la nuova strategia ha assunto un orizzonte che va dal 2023 al 2028. E il primo punto è proprio quello di favorire la coalizione fra i leader politici. Questo è un punto importante, perché nella riflessione su un decennio di attività della partnership si è capito che non si può fare governo aperto senza un commitment politico forte e continuo. Quindi il ruolo della politica è un ruolo molto importante, e questo deve avvenire non soltanto a livelli nazionali, ma anche e soprattutto a livelli internazionali. Un appuntamento importante sono i summit globali che la partnership realizza ogni 2 anni, ce ne sarà uno prossimamente a settembre organizzato dal governo estone a Tallinn, che è attualmente la parte governativa che dirige il comitato direttivo di OGP, e quella sarà un'occasione per riflettere in maniera concreta su come attuare la strategia, e quindi sarà un momento in cui i leader politici dovranno anche affrontare come appunto promuovere in modo più efficace lo spazio civico nei loro contesti, raccomandare le riforme, quindi utilizzare il know-how che si è creato all'interno della partnership attraverso pratiche concrete che gli stati hanno messo in atto negli ultimi anni, laddove ci sono le opportunità per introdurre nuove riforme, e quindi, come dire, accelerare sull'area dello spazio civico, lavorare su aree prioritarie. Per esempio, ci sono dei collegamenti importanti, sono certa che emergeranno anche oggi nella discussione odierna, fra alcune politiche come la giustizia, come l'anticorruzione, come il cambiamento climatico, dove lo spazio civico diventa fondamentale ai fini del dare parola ai cittadini e anche di uno spazio di azione vero, e infine dare supporto in generale agli innovatori, a tutti coloro che vogliono spendersi su questo terreno. E chiudo dicendo che OGP nel corso del 2022, durante la copresidenza dell'Italia allo steering committee, a livello dello steering committee, ha lanciato proprio un network che si chiama Democratic Freedoms Learning Network, e che ha una caratteristica, quella di voler riunire intorno a sé tutti coloro che vogliono appunto attivarsi a promuovere lo spazio civico, e ha anche la caratteristica di andare oltre la community della partnership, quindi tutti coloro che sono interessati, indipendentemente dal partecipare a OGP in maniera formalizzata, possono riunirsi e discutere appunto di questi temi che sono così importanti per tutti. Esistono naturalmente dei meccanismi all'interno del funzionamento di OGP che garantiscono un controllo da parte dei paesi che aderiscono alla partnership rispetto al come viene mantenuto nel tempo il rispetto dello spazio civico, che naturalmente è uno dei requisiti per poter entrare nella partnership. Ma il tempo ha dimostrato che poi appunto ci possono essere degli arretramenti, e quindi ci sono dei meccanismi di controllo che fanno sì che il comitato direttivo possa intervenire attraverso ovviamente la moral suasion, degli interventi rivolti ai governi che arretrano su questo terreno. Però lo voglio ribadire, e questo è, come dire, l'importanza dello spazio civico nelle logiche di governo aperto: il ruolo principale lo ha proprio la società civile organizzata, che deve essere capace di promuovere e far sentire la propria voce, ed è quello che normalmente accade nei paesi dove questo tipo di intervento dello Stato arretra negativamente. Sono proprio loro i primi a denunciare questo, soprattutto nei paesi che appartengono alla partnership. Ma questo vuole essere, come dire, un invito a tutte le cittadinanze organizzate, a tutti i cittadini,
nei confronti del ruolo che può avere e deve avere lo Stato nelle democrazie, andandole a rafforzare proprio attraverso la voce e la partecipazione dei cittadini. Io mi fermo qui e do la parola a Beatrice Bernardini, che è la nostra esperta all'interno della Task Force per il Governo Aperto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha voluto creare, che sono le persone che maggiormente collaborano con me, con il punto di contatto nazionale, a supportare le iniziative che si stanno svolgendo a livello nazionale. Beatrice vi darà il punto, come dire, di vista proprio sul nostro contesto e il motivo per cui oggi siamo qui insieme a parlare di donne e di giovani e dello spazio civico nel nostro paese e del futuro di questo di questi temi, perché appunto la strategia mondiale di OGP la dobbiamo calare anche nel contesto nazionale e questa discussione di oggi deve essere un momento nel quale possiamo individuare nuove possibili collaborazioni, nuove partnership o portare più avanti quello che finora abbiamo fatto. Prego Beatrice. Buongiorno, grazie, grazie molte Sabina, buongiorno a voi tutti ed anch'io il benvenuto ai numerosi partecipanti a questo webinar nell'ambito della settimana dell'amministrazione aperta. Nella cornice descritta da Sabina a livello internazionale quanto agli obiettivi e ai contenuti della strategia globale per l'ONGO in materia di spazio civico si innestano i due impegni che in quest'area di policy sono stati declinati, sono stati progettati e sono in via di attuazione nell'ambito del quinto piano di azione nazionale per il governo aperto. In Italia, attraverso un percorso, mi preme sottolinearlo sempre, di co-creazione e di confronto fra le istituzioni coinvolte sulla tematica, su queste tematiche e le organizzazioni della società civile interessate ai temi del governo aperto, sono state individuate, si è deciso di focalizzare l'attenzione del quinto piano di azione nazionale sul tema dell'empowerment femminile, quindi della promozione della parità di genere in ambito pubblico e in ambito privato e sul piano della valorizzazione e della promozione dei meccanismi di partecipazione dei giovani, delle nuove generazioni ai processi decisionali pubblici. E quindi in questo quadro che sono stati definiti i contenuti di attività che sono tuttora in corso e che mirano fondamentalmente a in qualche modo accompagnare, se volete, anche analoghi impegni assunti dal governo italiano nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Come sapete, i due divari di genere e generazionali sono due divari che attraverso le misure e gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano si intende colmare. È molto per me di grande importanza sottolineare il fatto che questo percorso di co-creazione, questo percorso partecipato che ha visto coinvolti istituzioni e organizzazioni della società civile ha portato a costituire nell'ambito della community per il governo aperto una prima importante componente di rappresentanze di istanze femminili e di istanze giovanili nell'ambito della community e abbiamo già iniziato ad avviare questo dialogo che speriamo essere assolutamente produttivo e fruttuoso con il forum di stakeholder per il governo aperto che è incaricato in qualche modo di tradurre in obiettivi e misure puntuali le sollecitazioni che promanano dalla community quanto alla definizione dei contenuti della strategia nazionale per il governo aperto. Mi soffermo soltanto pochissimi minuti per darvi qualche elemento di contesto in ordine a questa dimensione spiccatamente trasversale, tanto della dimensione della parità di genere quanto della partecipazione giovanile, che vogliamo che venga attribuita in qualche modo a tutti gli impegni, ai futuri impegni che a livello nazionale verranno adottati nell'ambito della strategia per il governo aperto. Siamo qui insieme a autorevoli rappresentanti delle istituzioni e delle OSC coinvolte in queste attività e in particolare l'incontro di oggi si articolerà
in, diciamo, due sessioni che si che seguiranno l'una l'altra. La prima dedicata in apertura alla, all'impegno sulla parità di genere nei settori pubblico privato, e avremo il piacere di ascoltare Gianluca Puliga, dirigente del Dipartimento Pari Opportunità, che è partner del Dipartimento della Funzione Pubblica nell'attuazione dell'impegno, dell'impegno proprio sull'empowerment femminile. E anche Giulia Sudano, presidente di una OSC, Period Think Tank, che è da tempo vicina alle tematiche del governo aperto e che ci ha accompagnato anche sin dall'inizio nella definizione dei contenuti di questo impegno. Seguirà una sessione dedicata al secondo degli impegni presenti nell'ambito del quinto piano di azione nazionale nell'area spazio civico, quello dedicato appunto alla partecipazione giovanile nei processi decisionali pubblici. Anche qui avremo il piacere di ascoltare Laura Massoli, che è direttrice dell'ufficio per il servizio civile universale del Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, che avremo il piacere di ascoltare con riguardo proprio al tema del servizio civile come strumento e modalità abilitante la partecipazione civica attiva giovanile. E Paolo Senatore, rappresentante, presidente di una organizzazione della società civile giovanile particolarmente attiva sul territorio, che è recentemente approdato alla community per il governo aperto e che ci descriverà importanti meccanismi e strumenti utilizzati già sul territorio per rinforzare, per coinvolgere i giovani sulle tematiche della cittadinanza attiva e per rafforzare questi meccanismi di partecipazione ai processi decisionali pubblici dei giovani. Io ringrazio tutti i partecipanti e per coloro che seguiranno. Ovviamente alle relazioni seguirà una sezione dedicata alle domande che potrete porre ai relatori, che speriamo essere numerose, e quindi grazie ancora a tutti voi. Do la parola, quindi iniziamo subito, do la parola a Gianluca Puliga del Dipartimento Pari Opportunità, che ci descriverà in qualche modo lo stato dell'arte di attuazione di questo impegno sulla parità di genere, che si declina fra l'altro in due dimensioni. Una è quella dedicata al rafforzamento appunto del coinvolgimento delle donne di organismi rappresentativi di istanze femminili in quei processi decisionali pubblici che saranno attivati dal forum multi-stakeholder, e l'altra è quella dedicata all'attuazione del sistema di certificazione della parità di genere, di cui il Dipartimento Pari Opportunità è tra l'altro responsabile in ordine proprio ad specifici impegni del PNRR in questo senso. Grazie a te Gianluca, ti do la parola. Non ti sentiamo. Sì, ecco, grazie a te Beatrice, buongiorno a tutte e tutti, vi ringrazio, diciamo, per l'invito e per la possibilità appunto di parlarvi di quanto stiamo facendo al Dipartimento Pari Opportunità per la certificazione per la parità di genere e anche diciamo per quanto riguarda l'Osservatorio per l'integrazione delle politiche di genere. E inizierei dalla certificazione della parità di genere, che rientra nell'ambito dei finanziamenti del PNRR, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha individuato nelle politiche di pari opportunità una priorità trasversale di tutto il piano, insieme alle politiche giovanili e alla riduzione del divario di cittadinanza. Tant'è vero che le politiche sulle pari opportunità sono inserite in varie missioni del piano, la 1, la 4, la 5 e la 6. Il nostro intervento di cui siamo titolari è quello sul Sistema Nazionale di Certificazione della Parità di Genere ed è contenuto nella missione 5. Questo investimento di 10 milioni di euro su fondi PNRR incentiva le imprese ad adottare delle policy adeguate a ridurre il divario di genere
in tutte le aree maggiormente critiche sul lavoro. E il Dipartimento poi partecipa anche all'attuazione dell'investimento sulla creazione delle imprese femminili e a quello sulle nuove competenze e nuovi linguaggi, diciamo in ottica STEM. E come vi dicevo, l'investimento fatto dalla Commissione europea sulla certificazione della parità di genere è pari a 10 milioni di euro, distinto in 2 milioni destinati alla creazione di una piattaforma informativa, 5 milioni e mezzo come contributo per sostenere i costi di certificazione delle piccole e medie imprese e 2 milioni e mezzo invece per servizi di accompagnamento sempre rivolti alle piccole e medie imprese. A fronte di questo finanziamento la Commissione europea ha fissato una milestone a dicembre del 2022, che abbiamo raggiunto il 21 dicembre scorso, e due traguardi invece per il 2026, quindi due target numerici, dovremo raggiungere almeno 800 imprese certificate, di cui 450 piccole e medie imprese per il primo target, e per il secondo invece 1000 imprese certificate, ma che abbiano usufruito anche del servizio di accompagnamento. Il sistema di certificazione della parità di genere è stato strutturato in 4 componenti principali: la definizione dei parametri minimi per l'ottenimento della certificazione, la creazione di un sistema informativo, il supporto alle piccole e medie imprese e l'introduzione di meccanismi incentivanti. Per quanto riguarda i parametri minimi, sono stati definiti in collaborazione con Uni e col tavolo sulla certificazione istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità, e sono, dopo un periodo di consultazione pubblica delle prassi Uni, sono state pubblicate appunto le prassi con il numero 125 del 2022. E queste prassi, contenenti appunto i parametri minimi, sono poi confluiti in un decreto della ministra del 29 aprile dell'anno scorso, 2022, facendo sì che questi parametri necessari per l'ottenimento della certificazione fossero, elevati a norma e entrassero nell'ordinamento giuridico italiano. Le prassi Uni sono suddivise in 6 aree, i KPI, cioè gli indicatori, sono divisi in 6 aree, e sono cultura e strategia, governance, processi di gestione delle risorse umane, opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda, l'equità remunerativa e la tutela della genitorialità, la conciliazione vita-lavoro. All'interno di queste 6 aree ci sono più di 30 KPI. Le imprese, per ottenere la certificazione, devono avere almeno il 60% di questi KPI, inizialmente appunto per ottenere la certificazione, che poi ha una validità triennale con un monitoraggio che viene fatto annualmente, e comunque è un percorso che si inizia e che tende comunque al miglioramento di tutti questi KPI nel corso del tempo. I KPI sono anche differenziati per dimensione aziendale, ovviamente le piccole e medie imprese hanno determinati KPI, le grandi imprese hanno un altro range di indicatori. La seconda componente, vi dicevo, è la creazione di un sistema informativo su cui la Commissione ha investito una parte importante del finanziamento, e per fare questo abbiamo raggiunto un accordo con Sogei, e l'anno scorso appunto è stato creato questo sistema informativo ed è andato online il 21 dicembre. E già è come sistema informativo è già appunto strutturato e prevede tantissime informazioni a disposizione sia delle imprese che ovviamente di tutti i cittadini. All'interno del sistema informativo infatti si possono trovare già informazioni importanti come un aggiornamento
sulle diciamo aziende certificate, che al momento sono 305, contiene anche l'elenco degli organismi di certificazione a cui ci si può rivolgere per ottenere la certificazione, e al momento sono 32 organismi di certificazione. Poi ovviamente contiene anche diciamo tutti i vantaggi, gli incentivi che si possono avere con la certificazione della parità di genere, e contiene ovviamente una sezione dedicata ai contributi che noi metteremo diciamo in campo tramite un accordo con Union Camere e che provengono appunto dal finanziamento del PNRR. Su questo diciamo troverete già il primo avviso, quello rivolto agli organismi di certificazione che vogliano aderire a questi contributi, e al momento dei 32 organismi di certificazione diciamo accreditati presso Accredia per questa prassi, 24 si sono già diciamo iscritti e hanno partecipato al nostro avviso, e quindi intendono diciamo usufruire della contribuzione che verrà messa in campo. E, a breve uscirà il secondo avviso, quello rivolto alle imprese, contenente proprio tutte le modalità operative per ricevere i contributi di cui vi parlavo, quindi quello per i costi di certificazione e quello per l'accompagnamento. Questo ovviamente è rivolto solo alle piccole e medie imprese. Mentre per quanto riguarda diciamo l'introduzione, perché la nostra milestone di dicembre scorso prevedeva anche l'introduzione di meccanismi incentivanti, questi sono stati previsti attraverso una serie di normative. Quello forse più diciamo rilevante dal punto di vista economico è una decontribuzione fiscale attuata attraverso un decreto ministeriale del 20 ottobre dell'anno scorso, in attuazione della legge di bilancio, che prevede appunto la possibilità di una decontribuzione per le imprese che hanno ottenuto la certificazione della parità di genere nei limiti dell'1% e di 50.000 euro annui. Questo tipo di decontribuzione è rivolta a tutte le imprese, non solo alle piccole e medie imprese, quindi anche alle grandi imprese. E altra, diciamo, altra modifica importante è stata quella nel codice degli appalti, a dicembre dell'anno scorso, appunto sul precedente codice degli appalti, con l'introduzione dei meccanismi premianti per le imprese che avessero ottenuto la certificazione della parità di genere e una riduzione della garanzia fideiussoria. Ora nel nuovo codice degli appalti, diciamo, è stato strutturato un po' in modo diverso. La garanzia fideiussoria, per esempio, è stata ridotta dal 30 al 20%, ma è stata resa cumulabile con una serie di altri diciamo benefici, e quindi diciamo in generale è comunque migliorata come struttura generale. E poi è stato previsto nell'articolo 108 la possibilità sempre di introdurre dei premi nelle varie gare di appalto, con la possibilità delle imprese, con una semplificazione, di autocertificare il possesso dei requisiti. E, questo per dirvi cosa? Per dirvi che comunque ovviamente il sistema messo in campo è un sistema diciamo completo, che mira ad incentivare le imprese ad ottenere la certificazione, e ovviamente la certificazione della parità di genere, oltre alla certificazione in sé, diciamo, ha la finalità di introdurre un cambio culturale sulla parità di genere, e quindi è solo, diciamo, per noi è solo l'inizio di un percorso a cui teniamo ovviamente molto, ma che poi ovviamente deve essere portato avanti anche successivamente. Proprio per questo è stato previsto appunto il monitoraggio annuale e su base diciamo triennale.
Inoltre volevo poi aggiornarvi sull'Osservatorio Nazionale per l'Integrazione delle Politiche di Genere, che rientra nella Strategia Nazionale per la Parità di Genere 21-26, che è stata presentata in Italia nell'agosto del 2021. All'interno, diciamo, della strategia, o meglio per l'attuazione della strategia, è stato delineato un sistema di governance multilivello, articolato in un livello di indirizzo politico, dove, diciamo, è prevista la cabina di regia, e in uno di approfondimento invece più tecnico-scientifico, dove è previsto invece l'Osservatorio Nazionale per l'Integrazione delle Politiche di Genere. Tale sistema di governance è stato poi reso strutturale con la legge di bilancio per il 2022 e con decreti dell'autorità politica nel gennaio e nel febbraio 2022 sono stati costituiti la cabina di regia e l'osservatorio di cui vi ho appena parlato. L'osservatorio nella sua formazione plenaria, ovvero Presidente, Assemblea e Comitato Tecnico Scientifico, si è insediata a settembre 2022 e proprio il mese scorso, il 13 aprile, ha visto la sua ultima diciamo seduta, nella quale è stata la prima presieduta dalla ministra Roccella, nella quale la ministra ha avuto, diciamo, la possibilità di evidenziare le sue priorità politiche, le priorità politiche del governo sulla parità di genere. L'osservatorio in realtà è uno strumento molto importante perché ha il compito innanzitutto di monitorare l'attuazione della, della strategia nazionale per la parità di genere, ma anche di valutare l'impatto delle politiche sulla parità di genere a fine di migliorarle l'efficacia. È una sorta di piattaforma di confronto, l'osservatorio, in cui le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, ma anche le associazioni interessate ovviamente alla parità di genere, che si occupano di parità di genere, possono diciamo trovare ascolto e confrontarsi appunto sull'attuazione della strategia nazionale per la parità di genere. Io vi ringrazio, grazie. Rimango a disposizione per ovviamente qualsiasi domanda. Grazie molte Gianluca, vi preme sottolineare che gli ultimi incontri del gruppo di lavoro allargato alla community sulla parità di genere, che in cui Gianluca ha partecipato dando la sua disponibilità, darà un resoconto periodico circa lo stato dell'arte del sistema di attuazione del sistema di certificazione della parità di genere, ha avuto un successo notevolissimo, abbiamo fatto da cassa di risonanza quanto a queste importanti informazioni anche in merito all'osservatorio, che appunto rientra fra le attività, diciamo, oggetto dell'impegno. Do subito la parola a Giulia Sudano di Period Think Tank, che parlerà dei dati e dell'importanza della disponibilità dei dati disaggregati per genere, per l'attuazione di questo impegno e anche in prospettiva per quello che si intende fare a tutela e a promozione dell'empowerment femminile. Grazie Giulia, a te la parola. Grazie a voi, buongiorno a tutti e a tutti. Condividerò alcune slide come traccia per questo, diciamo, ragionamento insieme. Il tempo è molto poco, quindi per onestà, diciamo, intellettuale andrò molto veloce su tutta una serie di cose che sono temi complessi, però insomma ci tenevamo a dare, anche se in poco tempo, una serie di spunti a questa opportunità importante di confronto su questi temi. Allora, molto rapidamente, intanto che siamo noi come Period Think Tank, perché si ricollega al tema dei dati ovviamente. Noi siamo un think tank femminista che si occupa di promuovere l'equità di genere attraverso un approccio femminista ai dati. Perché è così importante? Perché senza i dati, faccio già uno spoiler, non possiamo monitorare le politiche pubbliche. E il problema è che in Italia da tanto tempo abbiamo ancora dei vuoti rispetto ai dati di genere. Che ovviamente poi con l'arrivo della pandemia hanno ovviamente
aver esacerbato anche l'urgenza e la necessità di colmare questi vuoti, perché anche come è stato citato, no, rispetto ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non solo abbiamo l'ordinarietà, ma abbiamo una mole straordinaria di risorse economiche che stanno arrivando e arriveranno in Italia entro il 2026, per cui è importante accettarsi che siano la famosa opportunità storica per chiudere i grandi divari, e sicuramente in primis ci sono quelli di genere. In primis perché dico che le donne sono il 51% della popolazione, quindi sono formalmente la maggioranza, quindi è sempre molto importante, perché a volte sembra sempre che le donne fossero, diciamo, un soggetto minoritario, e non è così. Quindi i dati sono fondamentali, e questo cosa ci proponiamo di fare? Ci proponiamo di provare a colmare questi vuoti, chiedendo alle istituzioni ovviamente di fare un ruolo, di avere loro un ruolo di preminenza, perché ci sono già tantissime normative che obbligano, diciamo, le istituzioni a pubblicare i dati in formato aperto, a raccoglierli, a utilizzarli. La strategia europea della parità di genere e la strategia italiana, che è mutua da quella alcuni aspetti rispetto alle metodologie, parla dei dati disaggregati di genere, sono il fulcro, altrimenti non esisterebbe un indice come quello dell'EIGE sull'uguaglianza di genere se non ci fossero i dati che ci permettessero di misurare una serie di fenomeni, e quindi sono fondamentali. In Italia, da questo punto di vista, abbiamo ancora molte lacune, per questo abbiamo deciso, insomma, di lavorare su questa missione specifica dal 2020. Approccio femminista ai dati in 30 secondi vuol dire andare a vedere tutte quelle che sono, diciamo, le mancanze, una sorta di oppressione dei dati, cioè di invisibilizzazione, quali sono le soggettività che mancano nella rappresentazione dei dati. L'esempio più facile, diciamo, immediato e lampante, per esempio, è tutta la comunità LGBTQI+, per cui non esistono assolutamente statistiche ufficiali, e poi andare a vedere dentro il genere, cioè che cosa, non è che tutte le donne sono uguali, no? Per cui ci sono differenze di classe, differenze di provenienza, di abilità, di disabilità, eccetera, eccetera, eccetera. Per questo utilizziamo quello che è detto un approccio intersezionale, cioè che guarda tutte le diverse caratteristiche che compongono, no, la complessità di ogni persona, insomma, che poi determinano una serie di conseguenze. Per cui non può avere un aspetto, diciamo, un atteggiamento monolitico sulle donne o gli uomini, perché poi ci sono tanti aspetti da considerare. E quindi per questo motivo lavoriamo a stretto contatto con le istituzioni, in primis con i comuni, ma non solo, con la campagna Dati per contare dal 2021, per cui chiediamo ai comuni, ma non solo, poi lavoriamo anche con regioni, insomma, cerchiamo di avere queste interlocuzioni anche con il governo, sul fatto di avere, prendere due impegni: aprire e disaggregare i dati di genere su tutte le tematiche, applicando il famoso, diciamo, il mainstreaming di genere, e fare la valutazione di impatto di genere preventiva, quindi chiedersi per ogni azione politica, norma, che tipo di impatto avrà, neutro, positivo o negativo, per chiudere i divari. Questo per me è fondamentale proprio a livello sperimentale già sui progetti di NRR, ma poi per applicarlo ovviamente a tutte le tematiche. Vedete, sotto hanno aderito già una serie di comuni più o meno grandi, quindi città metropolitane che sono molto piccoli, per questo è una dichiarazione di impegno politico e di prospettiva, no? Si vuole andare in quella direzione, però ovvio che ci sono comuni che hanno le risorse perché hanno gli uffici di statistica interni, e comuni molto piccoli che non li hanno. Per questo lavoriamo anche su altri livelli istituzionali, come le regioni, la Romagna, abbiamo un'interlocuzione anche aperta con la regione Puglia, perché senza investimenti economici regionali e nazionali sulle statistiche di genere sarà impossibile riuscire a ottenere risultati che hanno avuto paesi come la Svezia, l'Austria, che usano questi investimenti e metodologie da tanti anni. Senza investimenti a leggere i dati e con una prospettiva del genere non sarà possibile averli strutturalmente nella programmazione politica. Ecco perché abbiamo ritenuto fondamentale far parte della strategia del Quinto NAP. È stato appunto richiamato l'impegno diretto per motivi di tempo, mi focalizzo solo sulla certificazione di parità di genere. Quindi è stato citato, no? Il fatto di, come impegno diretto, avere lo sviluppo di una piattaforma che renda accessibile e trasparenti i dati sull'attuazione del sistema, e quindi su questo vogliamo fare una piccola, diciamo così, stimolare su un piccolo ragionamento, no? Del perché è anche importante poi guardare i dati, perché ci servono a monitorare, come dicevo prima, l'impatto delle politiche. Quindi prendendo l'esempio specifico, come ci ricordava anche il dottor Pulita, l'obiettivo, l'indicatore che si è dato il governo rispetto a questa specifica misura è quella di avere almeno 100 aziende, di cui almeno 450 piccole e medie, e 1.000 che avranno
assistenza tecnica, quindi almeno un totale di 1.800. Però dobbiamo chiederci l'impatto, no? Cioè, quindi, ad esempio, che impatto ha questo numero rispetto alle aziende italiane? E quindi se andiamo a vedere i dati ci dicono che le aziende italiane sono 1.647.154, di cui il 93% è compresa fino a 15 dipendenti. Vi ricordate, insomma, che l'obbligatorietà della la previsione di questa certificazione per le aziende che hanno più di 50 dipendenti, quindi il rischio qual è? Che trattandosi dello 0,1% delle aziende, questa misura specifica da sola non avrà un grande impatto se non riusciremo a trovare delle misure che la rendano strutturale. Quindi è un primo passo, bene che ci sia, sono state le varie lotte, no? Prima dentro e poi fuori il codice la revisione del codice degli appalti, però appunto un'analisi di impatto delle politiche pubbliche vuol dire non solo che cosa facciamo, ma quel qualcosa che impatto sta avendo, per capire se, no, va potenziato e come all'interno del nostro quadro di programmazione. Quindi è per questo che è fondamentale avere la disponibilità di dati e dati disaggregati per genere. Quindi diciamo, arrivo verso le conclusioni e diciamo così, un po' il cuore un po' per chiudere. Secondo me appunto è fondamentale l'interazione appunto con il DPO nel programmare questa piattaforma, cioè nel capire quali dati è importante chiedere. Sarebbe interessante vedere, no, la tipologia delle aziende, la territorialità, la grandezza, il settore, se tutto, diciamo, un elenco di caratteristiche per rendersi un po' conto di come sta andando e quali aziende rispondono. Ovviamente noi auguriamo, insomma, al Minister, al DPO e a tutti noi, che quell'almeno sia significativamente superato rispetto ovviamente alle 1.800, però ecco, sarà interessante capire, confrontarsi su come impostare la piattaforma, sarebbe una cosa interessante, perché poi diventa sennò molto difficile recuperare quei dati in corso, perché se ci fosse l'opportunità di un confronto su come cosa chiedere, cosa raccogliere, può essere qualcosa che diciamo si migliora e diciamo più teste aiutano anche rispetto, insomma, ai dati che vengono monitorati, cosa può essere interessante. La parte fondamentale poi che segue a questo è la tempestività del rilascio dei dati. Noi abbiamo visto, come diciamo all'inizio, insieme a tante altre realtà, abbiamo visto i dati PNRR aperti che devono essere, insomma, tempestivi. C'è stato poco fa finalmente il rilascio e la pubblicazione in formato aperto dei dati, dei bandi di gara del PNRR. Faccio un inciso, noi domani presenteremo sempre dentro l'iniziativa della settimana aperta, l'Open Gov Week, alle 4.30, alle 16.30 con un webinar online, un'analisi di questi dati in collaborazione insieme a Open Policy e a Ondata, che hanno favorito il rilascio dei dati aperti, quindi torneremo, vi do uno spoiler, solo il 4%, un micro spoiler, solo il 4% di tutti i bandi prevede la premialità, quindi questo si restituisce il fatto che le premialità, purtroppo, essendo facoltative, purtroppo in Italia, se un qualcosa non è obbligatorio, anche quando è obbligatorio a volte non viene rispettato, ci restituisce, che è molto fattoso, solo con la premialità, quindi bisognerà ragionare quali misure prendere per rendere una determinata misura, che sia la parità di genere, tutti i gender, e la certificazione di parità di genere, il gender procurement, realmente strutturato. Quindi a questo proposito, diciamo così, vorremmo un po' chiedere un'ultima proposta di favorire, visto che abbiamo detto che tra, diciamo, l'obiettivo che era l'ultimo, la milestone che era dell'ultimo quadrimestre del 2022 dicembre, e poi le prossime sono nel 2026, sarebbe importante, essendo un tempo molto lungo, prevedere dei momenti di confronto, insomma, con il DPO di monitoraggio in itinere, per vedere come sta andando, quanta gente stanno rispondendo, e anche qui in questo caso, come nel primo, per la strutturazione della piattaforma, sarebbe importante un confronto su che tipo di, con le organizzazioni della società civile che si occupano di questi temi, che tipo di proposte si possono fare per spingere un po' di più, arrivare almeno come minimo agli obiettivi, ma come dicevo sarebbe molto importante superarli, e senza la disponibilità di dati aperti, formato quello che è internazionale per e tempestivi, sarà molto difficile altrimenti farlo, e ci auguriamo, insomma, che ci sia questa possibilità, perché insomma è una sfida comune quella di riuscire a chiudere i vari e in generale che attualmente vogliamo portare a casa, soprattutto quelli di genere. Grazie.
Grazie molte Giulia anche per il rispetto dei tempi. A questo punto direi che possiamo iniziare sulla seconda sessione di questo incontro dedicata all'altro impegno su spazio civico, partecipazione giovanile, e abbiamo il piacere di introdurre Laura Massoli del Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, che ci parlerà proprio del servizio civile come strumento abilitante della partecipazione giovanile. A lei la parola, grazie. Sì, grazie Beatrice e buongiorno a tutti, grazie anche a nome del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per averci invitato e per darci appunto l'opportunità di parlare del Servizio Civile Universale e di contestualizzarlo nel quadro non solo delle attività della, appunto dell'Open Government Partnership, ma anche appunto rispetto al tema della partecipazione civica giovanile. Nella mia presentazione appunto tenterò di darvi alcune indicazioni, alcune informazioni su cos'è il Servizio Civile Universale e poi ovviamente di contestualizzarlo rispetto a quelli che sono gli impegni che diciamo in via trasversale rispetto appunto al divario generazionale che veniva anche ricordato prima, riguardano appunto in maniera trasversale e coinvolgono appunto l'Istituto del Servizio Civile Universale. Allora, cos'è il Servizio Civile Universale? È appunto una scelta volontaria che i giovani, i ragazzi tra i 18 e i 28 anni possono appunto scegliere di fare e dedicare alcuni mesi della propria vita, tra 8 e 12 mesi, e attraverso iniziative di impegno civico rivolte alla comunità e al territorio, e quindi in generale al servizio della patria. È quindi da un lato un'occasione di formazione tipo ovviamente informale, ma anche di crescita personale e professionale per i giovani, che può essere realizzata sia in Italia che all'estero. I valori fondanti, e vedremo poi appunto nella slide che segue il perché di questo, che caratterizzano il servizio civile universale, sono quelli della difesa non armata e non violenta della patria, dell'educazione alla pace tra i popoli e della cittadinanza attiva. E il perché appunto di questi valori fondanti lo si comprende bene se si vede, come appunto rappresentato in questa slide, la storia un po' del Servizio Civile Universale, che oggi si chiama appunto in questo modo, ma che vede trova le sue radici in una norma che è quella della 772 del 1972. Quindi noi abbiamo festeggiato proprio il 50° del servizio civile l'anno scorso, nel 2022, quando appunto attraverso la norma viene riconosciuta l'obiezione di coscienza al servizio militare come alternativa obbligatoria alla leva, no? E quella è un po' l'origine del servizio civile universale, e da lì appunto i valori fondanti a cui facevo riferimento in precedenza. Con la legge del 2001, la legge 64, viene istituito il servizio civile nazionale, che è invece diciamo non più obbligatorio ma su base volontaria e aperto anche alle donne. Nel 2005, a seguito appunto della sospensione, quindi della leva obbligatoria, cessa il servizio civile, che fino ad allora era considerato solo in ottica sostitutiva, e rimane quindi solo il servizio civile universale, che poi appunto con l'ultima riforma, quella del decreto legislativo 40 del 2017, diventa servizio civile universale, aperto a tutti i giovani, anche stranieri, con il requisito appunto, oltre che dell'età, come ho detto prima, anche della residenza in Italia. Quindi l'universalità è data proprio da questa apertura, dalla mancanza di requisiti anche diciamo legati all'istruzione, se non per progettualità particolari diciamo legate per esempio alla permanenza all'estero, e quindi ovviamente ad aspetti legati alla conoscenza linguistica, proprio perché oltre ai valori fondanti che ho già ricordato, la finalità è quella appunto di far vivere un'esperienza diciamo che non è solo volontariato, ma che è impegno civico, cittadinanza attiva e partecipazione per i ragazzi. E quali sono appunto gli attori di un sistema che è quello del servizio civile, che ovviamente è un sistema abbastanza complesso e articolato? Ovviamente
I primi attori, nonché i protagonisti, sono appunto i ragazzi, i giovani, gli operatori volontari, che così vengono chiamati nel momento in cui avviano il proprio servizio civile. Il target sono appunto i giovani tra i 18 e i 28 anni, 29 non compiuti per l'esattezza, che vengono individuati attraverso dei bandi pubblici che il nostro dipartimento pubblica periodicamente, in genere una volta all'anno. Gli altri appunto soggetti importanti sono gli enti promotori dei programmi di progetti di servizio civile universale, che sono enti sia pubblici che di terzo settore, che sono iscritti a un albo di servizio civile che è tenuto proprio dal nostro dipartimento. Per darvi un'idea, diciamo, dei numeri, noi al momento abbiamo circa 460 enti titolari e oltre 16.000 enti di accoglienza. Questa, diciamo, diversa nomenclatura deriva dal diverso rapporto che gli enti intrattengono nell'ambito dell'albo con il dipartimento, e quindi dal diverso ruolo che loro svolgono anche rispetto poi ai progetti e agli operatori volontari. Ovviamente c'è il nostro Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, che è il centro di competenza sul tema del servizio civile e che opera ovviamente anche in raccordo con le regioni e le province autonome. E un organismo importante che è anche citato nel piano è la Consulta Nazionale per il Servizio Civile Universale, che è istituita dal Decreto 40 e che è un organismo consultivo per le questioni relative all'attuazione del servizio civile universale, e che ha, come vedremo, anche una componente dei rappresentanti degli operatori volontari piuttosto importante. E ovviamente, diciamo, i progetti che vengono presentati, perché appunto noi pubblichiamo dei bandi che sono rivolti ai ragazzi, ma in precedenza ai bandi il Dipartimento pubblica degli avvisi, sempre pubblici, rivolti a tutti gli enti di servizio civile iscritti al nostro albo, e nei quali loro appunto presentano dei programmi e dei progetti nei settori che sono appunto settori di intervento che spaziano, diciamo, dall'assistenza alla difesa del patrimonio culturale, alla protezione civile, all'ambito della sostenibilità e anche ovviamente, diciamo, agli interventi all'estero, ma sono complessivamente e in linea generale attività di utilità sociale che si possono appunto realizzare attraverso la collaborazione dei ragazzi in Italia e all'estero. I programmi e i progetti hanno una durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi, e i ragazzi, e questo è un altro elemento importante di tutela per i ragazzi, stipulano un contratto di servizio civile, che non è un contratto di lavoro ovviamente, con lo Stato italiano, con il nostro dipartimento, e hanno diritto a una serie appunto di garanzie, tra cui ovviamente un assegno, un contributo, diciamo un contributo finanziario su base mensile, che è pari al momento a 440 euro, hanno hanno poi appunto diritto a una formazione sia specifica che generale, che viene erogata dagli enti di servizio civile e che è sia sulle progettualità specifiche che in linea generale. Questa è la formazione generale sui temi appunto dell'inclusione, della cittadinanza attiva, dell'educazione alla pace, e quindi combinano in un unicum, che è appunto quello del servizio civile universale, un'esperienza, come dire, sul campo con una formazione di ambito appunto non formale specifica e importante, e hanno poi diritto anche a un'assistenza sanitaria che viene sempre garantita appunto dal nostro dipartimento attraverso un contratto complessivo. Vi do appunto alcuni numeri che danno anch'essi conto della complessità e della numerosità del sistema. Nel 2022 abbiamo pubblicato, diciamo, il bando per oltre 71.000 posti per appunto operatori volontari, quindi organizzati nei vari settori, che sono quelli che sinteticamente vi ho ricordato, quindi la promozione culturale, l'assistenza, la tutela del paesaggio, la protezione civile, la tutela dell'ambiente, la promozione della cultura italiana e poi ovviamente il tema dell'estero. E abbiamo ricevuto, e questo bando, quello del 2022, è stato il bando con il numero più alto di sempre di posizioni di operatore volontario, grazie anche a un finanziamento del PNRR molto importante. Abbiamo avuto circa oltre 106.000 domande, che sono attualmente appunto, sono diciamo in corso, ma sono quasi finite tutte le selezioni, e i ragazzi sono in corso di avvio per i progetti, diciamo, di servizio civile. I primi ragazzi sono
sono partiti il 9 maggio, quindi 2 giorni fa, ma gli avvi appunto continueranno anche entro settembre. Abbiamo invece, sempre invece rivolti agli enti, no? I bandi ai ragazzi e gli avvisi agli enti di servizio civile, abbiamo pubblicato un avviso specifico sul servizio civile digitale per 4.600 posizioni di facilitatori digitali, quindi di ragazzi che saranno poi impegnati in attività di inclusione digitale rivolta appunto ai cittadini, sempre in ottica appunto di superamento del digital divide. È sempre in corso l'avviso per la presentazione di progetti sul servizio civile ordinario, cioè quello appunto tradizionale, se posso usare questa terminologia, e che appunto si concluderà, la scadenza è il 19 maggio, a cui appunto partecipano gli enti di servizio civile. Ed è poi di prossima uscita un avviso su una sperimentazione che stiamo conducendo con il MASE per il servizio civile ambientale. Quindi questi, diciamo, queste specificazioni, no? Il servizio civile ambientale, il servizio civile digitale, sono comunque delle esperienze che hanno tutte le caratteristiche del servizio civile universale, ma che approfondiscono e declinano alcune tematiche particolarmente importanti, che sono anche quelle richiamate dal PNRR, come quelle della transizione ecologica e della transizione digitale. Vi dicevo appunto della consulta, che è un organismo consultivo del sistema del servizio civile, che ha una composizione molto articolata. Ci sono ovviamente i rappresentanti degli enti, i rappresentanti delle regioni, i rappresentanti dei comuni, e ci sono anche i rappresentanti degli operatori volontari, abbiamo 4 rappresentanti degli operatori volontari che restano in carica per 2 anni e che sono, diciamo, eletti. Ogni anno ne sono eletti 2, perché la rappresentanza è articolata in macro aree territoriali. Abbiamo la macro area del nord, del centro e del sud, e la macro area estero, quindi un rappresentante per ciascuna macro area, e ogni 2 anni c'è un sistema, diciamo, abbastanza complesso, che prevede l'elezione di 2 di questi rappresentanti. Come avviene questa elezione? C'è prima, diciamo, l'elezione dei delegati regionali, che vengono eletti da tutti i rappresentanti in servizio ad una particolare data. Quindi, per esempio, oggi noi abbiamo, se noi indicessimo le elezioni dei rappresentanti oggi avremmo oltre 45.000 operatori volontari in servizio. Quindi gli operatori sono titolati ad eleggere i delegati regionali, che poi eleggono i rappresentanti nazionali che siedono in consulta. E quindi, diciamo, questa filiera garantisce un po' un raccordo tra i territori, perché ovviamente i progetti avvengono, come vi dicevo, su tutto il territorio nazionale e anche all'estero, e quindi è necessario questo raccordo tra il livello territoriale e poi anche il livello nazionale e poi anche il dipartimento. Allora, brevemente, appunto, qui vi ho portato, diciamo, alcuni esiti di un instant pool che abbiamo fatto in occasione appunto dell'ultima elezione dei rappresentanti nazionali, che è avvenuta secondo la filiera che vi dicevo a febbraio scorso, quindi a febbraio 2023, ed è stato un momento appunto anche per noi importante per capire effettivamente, da un lato, diciamo, se i rappresentanti, che poi dovrebbero essere i futuri rappresentanti, i potenziali rappresentanti, qual è la loro idea rispetto al servizio civile universale, e se loro avessero appunto dei suggerimenti rispetto a questo, e poi anche vedremo nella slide successiva la conoscenza appunto dell'istituto della rappresentanza stessa, che per noi appunto è il momento, diciamo, di contatto più diretto anche di inclusione e partecipazione con appunto gli operatori volontari che poi svolgono il servizio. E come vedete, appunto, è emerso come, diciamo, in realtà il contatto diretto sia per loro e poi ovviamente anche il sito del dipartimento, comunque i nostri canali, diciamo, istituzionali, siano appunto gli strumenti e le leve che permettano, che gli hanno permesso di conoscere al meglio il servizio civile, e ci hanno anche dato delle indicazioni su cosa andrebbe potenziato per farlo conoscere meglio, perché ovviamente così come in generale si assiste diciamo ad una crisi in qualche modo della partecipazione tra i giovani, da questa crisi, dobbiamo dirlo, non è esente il servizio civile universale, perché ovviamente
Abbiamo avuto, è vero, molte domande, molte risposte al molte candidature al bando che abbiamo pubblicato appunto alla fine del 2022, ma a fronte di un aumento del numero delle posizioni, vi dicevo, il bando più numeroso di sempre, ovviamente il numero delle candidature non è proporzionalmente cresciuto. Quindi questo è un elemento di attenzione su cui appunto il Dipartimento sta lavorando insieme agli enti e agli altri soggetti istituzionali. E tra i suggerimenti, o comunque che abbiamo raccolto tra i rappresentanti, c'è sicuramente questo di lavorare attraverso la formazione anche nelle scuole, quindi ovviamente muoversi anche su dei target che siano precedenti, no, a quelli direttamente interessati alla candidatura al servizio civile universale. E vi dicevo appunto rispetto alla rappresentanza, sicuramente per rendere la rappresentanza, diciamo, uno strumento di partecipazione efficace ed effettivo, andrebbero, sulla base appunto degli esiti che abbiamo raccolto, rafforzate gli spazi di incontro e gli strumenti appunto di raccordo tra i volontari stessi. Appunto dicevo, vedo che Beatrice si è collegata, quindi immagino che avrò pochi minuti, vado molto veloce. Il servizio civile un minuto città... ahimè, mi spiace. Andrò velocissima. È citato in questi due impegni, il 402 e il 501, e entrambi appunto coinvolgono il servizio civile universale, seppur in forme diverse. E appunto le ultime due slide che vi volevo presentare riguardano appunto il PNRR. Noi abbiamo un finanziamento molto importante per tre cicli, 21, 22 e 23, di servizio civile universale. Questo finanziamento è pari a 650 milioni di euro. L'obiettivo è appunto quello di aumentare, potenziare la partecipazione al servizio civile universale e raggiungere almeno 120.000 giovani in più attraverso appunto questo finanziamento. E poi appunto concludo, perché la Commissione ha atteso finanziare, in particolare nell'ambito della missione 5, coesione e inclusione, il servizio civile universale, nonostante appunto la nostra non sia una politica attiva del lavoro, ma uno strumento, diciamo, unico di volontariato, crescita civica, perché appunto ha riconosciuto, e così è scritto nel piano, la sua capacità di aumentare la consapevolezza dell'importanza della cittadinanza attiva per promuovere anche l'occupabilità tra i giovani. Quindi la leva della cittadinanza attiva, della partecipazione attraverso quest'unicum che abbiamo visto, che mette insieme l'esperienza, l'apprendimento non formale e la formazione generale specifica, è stato riconosciuto dalla Commissione come un elemento che può aumentare la cittadinanza attiva e quindi anche la capacità occupazionale dei nostri ragazzi. Questa ovviamente l'attività è in corso, siamo adesso nel terzo ciclo PNRR e quindi insomma entro il 2023 pubblicheremo l'ultimo bando rivolto appunto ai ragazzi relativo al terzo ciclo PNRR, e poi appunto nel corso del 2024 con l'avvio appunto in servizio dei ragazzi potremo avere un quadro complessivo, diciamo, degli esiti di questa sfida, insomma, che ha riconosciuto un po' la bontà dell'esperienza del servizio civile, che è un unicum a livello nazionale ma anche a livello europeo. Grazie. Grazie molte, grazie, mi scuso ancora per aver interrotto questa interessantissima presentazione di un esempio importante, no, di interlocuzione diretta e di ascolto dei giovani e di valorizzazione anche del loro contributo, anche ai fini del miglioramento del servizio civile universale che Laura Massoli ci ha descritto. Do subito la parola al Tempo e Tiranno a Paolo Senatore di Mobidic ETS, che ci parlerà di democrazia partecipativa e di strumenti di collaborazione fra giovani e istituzioni, nel solco di quanto la precedente relatrice ha illustrato. A te la parola, Paolo, grazie. Beatrice, grazie a te, grazie a tutti quanti quelli che sono in ascolto e i relatori. Allora, come ci posizioniamo essenzialmente come Mobidic? Mobidic è un'organizzazione, un ente del terzo settore, che quindi si posiziona all'interno delle politiche giovanili come un'associazione che vuole andare a facilitare i processi, vuole andare a creare qualcosa sui territori.
E per questo motivo noi lavoriamo nelle politiche giovanili da tanto tempo, ovviamente utilizziamo anche molte delle opportunità che sono state presentate quest'oggi, non ultima il servizio civile di cui siamo ente, che coordina questi progetti sul territorio e questo ci ha dato la possibilità proprio di parlare di, come dicevi tu nell'introduzione, di democrazia partecipativa, cioè anche la presentazione di un'opportunità come quella del servizio civile ci ha consentito un'interlocuzione con gli enti locali. Perché faccio questa premessa? Perché ovviamente siamo nel concetto dell'open government, quindi di capire come si riesce a collaborare e a comunicare con la pubblica amministrazione. Ebbene, noi veniamo da un contesto come quello di Salerno, quindi la Campania, dove potete immaginare ci sono tante difficoltà economiche anche di gestione degli enti che la prima cosa che dicono nel momento in cui noi proponiamo qualche opportunità, dicono noi non abbiamo budget. Quindi la chiacchierata, la discussione per creare questi strumenti, noi abbiamo ad esempio sul territorio uno strumento come quello del Forum dei Giovani, che non è molto presente in Italia, però è molto strutturato soprattutto nella provincia di Salerno. Abbiamo in Campania il Forum regionale dei Giovani, che è sotto il Consiglio regionale, che è un altro strumento più di rappresentanza politica e quindi consente un dialogo con i consigli regionali. Perché vi sto citando tutte quante queste istituzioni, non ultima tra l'altro il Consiglio Nazionale Giovani di cui facciamo parte e con cui collaboriamo? Perché si sta creando questa sorta di filiera istituzionale, cioè un insieme di vari enti, di varie entità e soprattutto varie istituzioni che stanno cominciando a dialogare tra di loro. Perché è importante questo discorso? Perché ovviamente quando parliamo di politiche giovanili, quindi parliamo di creazione di strumenti di democrazia, le politiche giovanili non sono chiaramente le stesse in tutta Italia. Ci è capitato, ad esempio, nell'arco di una settimana di recarci al Convitto Nazionale di Torino e al Convitto Nazionale di Salerno. Sono stati due mondi completamente diversi, perché avevano background diversi, conoscenze diverse, quindi anche l'approccio che noi dobbiamo utilizzare con questi enti è sempre un approccio diverso di capire qual è il materiale umano a disposizione e qual è la loro preparazione. Quindi quando forniamo questi strumenti democratici, qui vengo al primo strumento che vi voglio illustrare quest'oggi, siamo diventati buona prassi in Regione Campania perché la Regione Campania ha sempre investito sulle leggi quadro, sulle politiche giovanili e non ultima nel 2016 c'è stata la legge Costruire il Futuro a cura di chi? Dell'allora assessore alle politiche giovanili, della dottoressa Serena Angioli, che aveva un'esperienza nell'Agenzia Nazionale dei Giovani. Quindi capite che la logica del non abbiamo budget, non possiamo fare questo, è una logica che io smentirei subito per gli enti locali, perché in realtà ci vuole un po' di volontà. Secondo argomento, la volontà. Uno degli strumenti di cui abbiamo parlato all'interno delle nostre chiacchierate moderate da Beatrice e nelle quali abbiamo illustrato le varie opportunità sono andate anche sul decreto legislativo 117 del terzo settore, che penso che voi conosciate. Che cosa ci ha detto il decreto legislativo del terzo settore? Parla di coprogettazione e coprogrammazione, quindi vari strumenti che si possono utilizzare, e quindi tra poco citerò questo dalla Regione Campania. Ma quello che mi ha colpito in realtà, se andate a verificare, l'articolo 55,3 dice che la coprogettazione può dare eventualmente luogo alla realizzazione di progetti. Ebbene, io quando ho letto l'avverbio eventualmente, lì ho detto, forse il problema è che all'amministrazione, alla pubblica amministrazione, a cominciare tra l'altro dai livelli più alti, quindi chiaramente dal governo, manca forse un po' di coraggio. Perché se in un decreto io dico posso eventualmente fare progettualità con il terzo settore, lascio un po' tutto un argomento in sospeso, perché dico eventualmente posso fare questo ma non sono obbligato. E allora come dialogare con le pubbliche amministrazioni, come far collaborare i giovani? Veniamo alla prima proposta del consigliere regionale Andrea Volpe, che viene da un background tra l'altro artistico, di direttore artistico, quindi non viene da un background politico, quindi non è il politico anni 80, quindi storico che cerca di fare voti, no, è una persona che è cresciuta tra l'altro nelle politiche giovanili e ha creato un progetto che si chiama Lex Start, che è un progetto di legge regionale scritta dai giovani. Quindi non una petizione, attenzione, non una raccolta di spunti, quindi ascoltiamo i giovani, cerchiamo di capire cosa vogliono fare, cosa non vogliono fare. No, in questo caso è una legge regionale vera e propria che prevede un percorso di formazione.
Quindi capite che stiamo andando in un ragionamento già molto più strutturato rispetto al classico strumento di ascoltiamo i giovani, facciamo una chiacchierata e poi dopo comunque decidiamo noi. Questo discorso per noi è stato fondamentale perché, e passiamo poi a quello che facciamo come Moby Dick, noi cerchiamo di investire nella conoscenza dei giovani, nell'informazione. Ieri sera, nell'ambito ovviamente della settimana della Festa dell'Europa, dove noi siamo stati protagonisti con vari eventi, avendo anche come strumento Europe Direct Salerno, di cui siamo capofila, abbiamo parlato con un comune, il comune di Pagani, di circa 30.000 abitanti, che ci ha sollevato le solite questioni. Noi queste cose che ci avete detto non le conoscevamo, noi non avevamo informazione. Quindi siamo, tra virgolette, costretti, perché lo facciamo con molto piacere, ad organizzare periodicamente eventi come il nostro meeting nazionale dei giovani, che ormai è arrivato alla settima edizione. Ogni anno cerchiamo di organizzare questi incontri di dialogo strutturato per la creazione vera e propria di proposte, di cosiddetti policy papers, che poi vanno presentati alle istituzioni. E su questo possiamo garantire che abbiamo avuto già un bel po' di successo, perché sono nate diverse realtà sul territorio di democrazia partecipata, come l'Unione dei Comuni, l'Unione dei Forum che fanno parte di questi comuni, i coordinamenti provinciali dei Forum dei Giovani, e la messa in rete delle associazioni che riescono a sviluppare quel processo di coprogettazione e coprogrammazione di cui parlavamo prima. Quindi, volendo andare alla conclusione, perché so che Beatrice ci vuole mantenere stretti con i tempi, giustamente, per avere anche uno spazio magari di confronto successivamente, la mia proposta sarebbe molto semplice. Apprezzo tantissimo quello che sta facendo la funzione pubblica nel coinvolgere i soggetti, quindi del terzo settore, delle associazioni o delle grandi organizzazioni che rappresentano diverse realtà. Probabilmente dovremmo andare nella logica di creare eventi di formazioni che siano misti tra pubblica amministrazione e terzo settore. Perché soltanto ragionando con la pubblica amministrazione o ragionando soltanto con gli enti del terzo settore, manterremo comunque due velocità, due linguaggi e non riusciremo mai a creare qualcosa di concreto. Quindi il mio suggerimento per sviluppare questi processi di democrazia partecipata, come dicevo prima, secondo me dovremmo andare nella logica di creare delle opportunità di confronto diretto tra la pubblica amministrazione, che risponderà sicuramente all'inizio noi non abbiamo soldi e non possiamo fare questa attività, ma potrebbe rispondere positivamente nel momento in cui quell'input arrivi da un'organizzazione che magari riconosce di più, come può essere un ministero, come può essere un dipartimento, e si riesce a creare questa sinergia sul territorio, perché soltanto attraverso queste politiche di spessore abbiamo la possibilità non solo di dialogare con i giovani, ma di riportare i giovani al centro dei percorsi legislativi, dei processi legislativi, che vi ripeto, noi a Salerno, nella provincia di Salerno, probabilmente siamo più avanti rispetto ad altre province d'Italia, ad altre regioni, ma non può essere un percorso fatto a macchia di leopardo, quindi non possiamo farlo noi a Salerno e poi lo fanno nella provincia di Bologna e poi dopo magari lo fanno a Torino. Dovremmo cercare di avere un'organizzazione un po' più strutturata. Con questo mi fermo, Beatrice, penso di aver rispettato i tempi tranquillamente, però voglio lasciare magari spazio a una discussione futura. Grazie molte Paolo, e mi ricollego proprio a questa tua ultima proposta. Intanto questa sollecitazione rivolta alle istituzioni ad avere più coraggio, no? Nel coinvolgere i giovani in processi decisionali pubblici, che è una cosa molto importante, e noi credo che anche con questo tipo di iniziativa ce la stiamo mettendo tutta, stiamo cercando di fare proprio questo. E quanto alla proposta di formazione a cui tu accennavi, una informazione progettata congiuntamente, e questo è l'anno europeo delle competenze, quindi potrebbe essere anche un modo questo, la progettazione di percorsi di formazione, magari anche per esempio come prescritto anche nell'ambito dell'impegno sulla partecipazione giovanile del Quinto NAP, attraverso la diffusione e la condivisione delle conoscenze fra i giovani e giovanissimi sui principi e i valori del governo aperto e della partecipazione. Vedo Sabina che sicuramente vorrà dare un suo contributo finale. Mi permetto soltanto, prima di darti la parola Sabina, vorrei dare la parola a Gianluca Puliga, che so che per parte di PO voleva fare qualche piccola osservazione
diciamo anche a margine di quanto detto finora. Prego Gianluca, a te e poi sì. La parola a Sabina. Grazie. Grazie, mi rubo solo proprio un minuto. Volevo innanzitutto ringraziare Giulia Sudano per gli spunti e lo stimolo a fare sempre meglio. E proprio su quanto diceva, volevo solamente aggiornare, o meglio, no, aggiornare, precisare che la certificazione della parità di genere comunque l'abbiamo pensata e resa già strutturale, indipendentemente dal PNRR e dai suoi target. Cioè il target di 1800 ovviamente è il target PNRR, ma abbiamo voluto appositamente introdurre la certificazione nel nostro sistema normativo, quindi è strutturale di per sé e andrà ben oltre il PNRR, e noi contiamo di raggiungere ovviamente un numero di imprese notevolmente superiore alle 1800, speriamo, ci auguriamo, e comunque andrà anche oltre il 2026. Quindi sì, le 1800 sono sicuramente una piccola parte delle imprese italiane, ma la certificazione ormai è in vigore, è strutturale ed è nella normativa italiana. E sull'altro aspetto invece della piattaforma, stiamo ovviamente ragionando sui dati che possono essere più utili, e sicuramente, come detto anche appunto da Giulia Sudano, sarà molto utile avere dei dati ripartiti per territorio, ma anche per dimensione aziendale, ma anche per tipologia di impresa. E quindi stiamo ragionando appunto per avere questi dati su una ripartizione tramite codice Ateco. Comunque è un lavoro che si sta svolgendo in questi giorni tra noi, Sogei, Accredia e anche gli organismi di certificazione, perché ci sarà bisogno ovviamente di uno scambio di dati per popolare la piattaforma. Grazie per avermi dato nuovamente la parola. Grazie a te Gianluca. Sabina, c'era un altro elemento nella chat, c'era una domanda relativa agli enti di certificazione. Ah, non l'ho letta. Se potete... Ho già risposto io, ricordando che avevi detto che erano 32, ma chiedevano, la domanda era se c'è una copertura geografica adeguata perché non si creino dei disallineamenti. Io su questo non sapevo rispondere, quindi se questi 32 enti sono distribuiti a livello territoriale in modo da garantire questo era il senso della domanda. Sì. Allora, devo dire che noi, la Commissione Europea non ci ha posto limiti territoriali, ma noi ovviamente la misura è strutturale per l'intera nazione, quindi per tutto il territorio nazionale. Allora, sugli organismi in realtà non ho dati precisi, credo siano comunque garantiscano, la possibilità di certificarsi in tutta Italia, anche perché uno non deve per forza scegliere l'organismo di certificazione che ha la sede vicino casa. Ovviamente l'organismo di certificazione si organizza e riesce a raggiungere le imprese anche a distanza. E, detto questo, invece abbiamo già i primi dati sulle imprese e sono dei dati che vedono le imprese certificate collocarsi su tutto il territorio nazionale in modo quasi omogeneo addirittura. Questo è sicuramente stato un dato in parte sorprendente anche per noi. Ci aspettavamo magari appunto delle zone geografiche che potesse essere più pronte, invece al momento i primi dati ci segnalano che su tutto il territorio nazionale la misura è partita bene, perlomeno con il piede giusto. Grazie per questa ulteriore precisazione, sulla quale mi collego per fare alcuni commenti su quanto è emerso. Intanto ringrazio tutti i relatori e dico che quello che è emerso ci conforta come community che si occupa di governo aperto, e il ruolo in particolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha deciso da tempo di continuare a svolgere un ruolo di facilitatore istituzionale, quindi anche dal punto di vista della creazione di network fra le organizzazioni
pubbliche che hanno volontariamente deciso di aprire dei propri percorsi di apertura, ovviamente nella logica richiesta dalla partnership, e quindi creando questo contatto continuo, questa interazione continua. Siamo arrivati al metodo della co-creazione, della coattuazione dei nostri impegni, quindi per rispondere anche a una delle osservazioni fatte da ultimo dal collega di Moby Dick, il nostro metodo di lavoro impone in maniera stretta il dialogo fra società civile organizzata e settore pubblico. Quindi assolutamente accolgo l'invito che tu hai come dire, lanciato a cooperare ancora di più dal punto di vista della possibilità di mettere in sinergia le tante azioni che avvengono nel nostro paese e gli impegni, ovviamente con la consapevolezza che le realtà avanzano ma sempre un po' a macchia di leopardo, e quindi è importante fare rete anche per raggiungere una maggiore diffusività e una maggiore copertura. Nell'insieme sia le politiche afferenti al tema dell'equità di genere, ma anche quelle appunto dell'equità generazionale, perché abbiamo voluto tenere insieme questi due target oggi, hanno dimostrato sia nell'intervento del collega del Dipartimento delle Pari Opportunità che nell'intervento della collega delle politiche giovanili, che l'investimento istituzionale attuale a ridurre, diciamo, i gap che ancora esistono nel nostro paese su questi diversi fronti sono importanti. In questo ci ha aiutato e ci sta aiutando sicuramente il poter disporre di un'agenda nazionale così rilevante come quella del PNRR, non solo dal punto di vista delle risorse che sono messe in campo, ma anche proprio degli obiettivi e del metodo di lavoro, di nuovo, perché è stato ricordato e per noi è molto importante che il PNRR richieda un'attuazione che coinvolge la società civile. In particolare sul fronte delle politiche giovanili voglio dire che intravedo molte possibilità di cooperazione con il servizio civile universale, quindi mi rivolgo a Laura Massoli. In particolare questo avviso sul servizio civile ambientale è molto importante per noi community del governo aperto, perché una delle tematiche fra virgolette nuove sulle quali la nuova strategia di OGP ha deciso di concentrare l'attenzione è proprio quella del climate change, cioè del come è possibile che attraverso le politiche di governo aperto, e sappiamo tutti per come dire esperienza ormai diffusa che sono particolarmente i giovani ad occuparsi del tema della sostenibilità climatica, della sostenibilità ambientale. Quindi trovo una pista di lavoro interessante quella di vedere come collaborare. Fra l'altro il MASE è una delle amministrazioni con le quali si è lavorato di più negli ultimi due anni all'interno della community del governo aperto, in ragione della loro pregressa e anche significativa esperienza nella creazione di un forum multi-stakeholder per la sostenibilità ambientale. E come voi sapete, noi nel corso dell'ultimo anno abbiamo creato diciamo un forum per il governo aperto, che è un forum a differenza di quello del MASE che vede proprio una composizione mista fra società civile e pubblica amministrazione. E mi piace chiudere ricordando che il regolamento di questo forum, quindi prima della sua costituzione, è stato scritto coinvolgendo non a caso anche organismi della società civile lato giovani, in particolare una associazione giovanile Orizzonti Politici che ha appunto contribuito alla scrittura di questo regolamento. Quindi stiamo insieme, credo, a livello nazionale, ponendo tracciando nuove vie per rendere sicuramente più forti e più sostenibili le nostre politiche di partecipazione e di inclusione sia per i giovani che per le donne. C'è molto ancora da fare, ne siamo consapevoli, e speriamo di riuscire a utilizzare al meglio le risorse che il PNRR ci mette a disposizione e anche la motivazione che mi sembra evidente dagli interventi di coloro che sono intervenuti, sia lato società civile che PA. È chiaro che abbiamo dei forti e importanti interessi in comune. Di nuovo, come ha ricordato Paolo Senatore, dobbiamo imparare a
a percorrere la strada insieme, che non è semplice, ci vuole anche un cambiamento culturale, ma lo stiamo facendo, noi della community del governo aperto lo stiamo facendo, quindi rivolgo a tutti voi che siete intervenuti oggi un invito a continuare a collaborare con noi, a aprire nuove piste di lavoro, soprattutto nell'ottica della definizione di priorità per una strategia nazionale per il governo aperto. Questo è l'obiettivo che ci siamo proposti quest'anno e che dovremo nell'arco del prossimo semestre mettere, come dire, nero su bianco, e per questo accogliamo l'interesse di tutti voi a partecipare insieme a noi a definirlo, e mi rivolgo anche ai partecipanti di questo webinar che vedo numerosi. Lo spazio di partecipazione alla nostra community è aperto anche a tutte le organizzazioni e le PA che ancora non ne fanno parte, quindi chi appartenendo a queste due aree di policy rivolte alle donne, rivolte ai giovani e non fossero già aderenti alla nostra community, vi ricordo che dal nostro sito potete aderire. Beatrice, ti do la parola e ringrazio te e anche Formez per il supporto comunque dato a questo webinar odierno. Grazie a te Sabina, grazie a tutti i partecipanti, numerosissimi fino alla fine, quindi veramente grazie per aver seguito il webinar su Spazio Civico fino ad ora. Mi riaggancio a quanto da ultimo detto da Sabina in merito al fatto che la community per il governo aperto è aperta a nuove adesioni, e chiunque di voi fosse interessato a queste tematiche riguardanti sicuramente le donne, la promozione dell'empowerment femminile in ambito pubblico e privato da un lato, la partecipazione giovanile ai processi decisionali pubblici dall'altro, avesse voglia di avvicinarsi a questi temi, noi siamo a vostra disposizione anche per conoscerci, per illustrarvi le attività che abbiamo fatto fino ad ora, come appunto questo webinar intenzione di fare, e spero che sia riuscito in qualche modo a dare un quadro di quello che abbiamo fatto finora, ma di quello anche che abbiamo in animo di fare. Ci sono tante cose ancora da sviluppare, quindi ancora grazie. Vedo in chat Laura e Giulia e Paolo e Gianluca vengono in video, così salutiamo tutti insieme, poi non so se Laura... C'è solo una domanda che vedo adesso per quel che riguarda i temi dello spazio civico, dell'Open Gov, sono reperibili delle descrizioni, delle schede descrittive nel sito OGP Italia, e in ogni caso nella descrizione dei singoli impegni, quelli di cui si è parlato oggi su Spazio Civico, alla fine della pagina ci sono anche i nostri contatti di riferimento, laddove vogliate mettervi in contatto direttamente con noi per qualsivoglia tipo di quesito. Ringrazio ancora tutti, e le slide che sono state presentate saranno a disposizione, saranno caricate nel sito da Formez, e quindi saranno a disposizione di tutti. Grazie ancora a tutti voi. Grazie a tutti e ci diamo appuntamento prossimamente. Laura, Gianluca, Paolo, Giulia, continueremo a collaborare insieme. Grazie, grazie, certamente. Grazie. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Arrivederci.